Già dal 27 giugno comincia la questione stadio. Il nostro progetto politico è quello di rendere lo stadio uno stadio del comune. La questione stadio arriva subito con le pressioni da parte di Giovanni De Robbio per farmi incontrare con degli imprenditori. Ovviamente mi rifiuto perché sono lontanissima dalla nostra linea politica e dal mio ruolo istituzionale. Io non mi sentivo minacciata da Giovanni De Robbio, l'ho sempre considerato molto molto guascone, perché questa è la parola che veniva utilizzata, troppo troppo esibizionista e anche eccessivamente ingerente nella scelta. Lui cercava di prevaricare costantemente. Io già da luglio, quando ci sono state le pressioni per lo stadio, per me sono state gravissime, perché erano lontanissime da quello che era la concezione, non solo del movimento, ma quella che era una concezione istituzionale, che il sindaco dovesse incontrare degli imprenditori privati per la gestione dello stadio. Per me era una cosa grave. E infatti ho chiesto l'espulsione già allora di Giovanni De Robbio. Questo non è avvenuto perché non c'erano i motivi per tale espulsione. Ci fu pure a luglio una riunione, sempre per questa questione stadio, in cui partecipò anche Roberto Fico. E lì pure ci furono delle discussioni per cui io ritenevo che in quel caso Giovanni De Robbio avesse completamente abbandonato non solo la linea del Movimento 5 Stelle, ma una linea istituzionale. E quindi in quel caso c'è stata la prima richiesta di espulsione. La seconda richiesta, queste sono sempre richieste verbali. Le altre richieste sono avvenute quando ci fu la riunione al Comune per controllare, insomma, mediaticamente la questione del plico che era finito sui giornali dopo che io l'avevo portato ai carabinieri. E ci vedemmo tutti, anche con Roberto, in cui gli dissi vari episodi. Solo due però, perché in realtà si erano verificati solo due, i vari episodi della foto che mi era stata mostrata da Giovanni De Robbio. E anche in quel caso ridissi, insomma, che secondo me Giovanni De Robbio doveva essere espulso. Vengo ascoltata, ma non, in realtà l'espulsione non parte mai e non viene mai detto, insomma, facciamo una richiesta specifica a tutto. L'espulsione viene chiesta nel momento in cui, cioè viene di nuovo da me richiesta, nel momento in cui faccio il primo interrogatorio con Woodcock. A quel punto mi sembra ovvio che tutte le mie resistenze mentali nei confronti di questa persona avevano un valore. Mi era sempre sembrato un personaggio un po' fuori dalle righe. Non mi sarei mai aspettata che dietro quelle pressioni politiche per degli imprenditori privati ci fosse tutto questo. Lei ha detto che ha chiesto l'espulsione di De Robbio per la prima volta a luglio, ma sappiamo appunto che invece la richiesta è arrivata il 13 dicembre. Lei dice comunque di averla iniziata a richiedere verbalmente a luglio, ma il motivo per cui aveva chiesto l'espulsione di De Robbio era che riteneva fosse legato alla camorra? No.